Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi nuovo video in collaborazione con il sito Panda All Selected. Realizzeremo insieme una catenella per pantaloni che può essere unisex. Adesso vi dico subito i materiali che ci occorrono, è davvero molto semplice da fare. Vi lascio anche una foto per farvi un'idea di come sta indossata e quindi vi dico i materiali e ci mettiamo al lavoro. Allora, ho preparato già la catena con il moschettone, ovviamente ne servirà anche un altro. Poi utilizzerò il filo infilapelle, qui è dotato già di un filo di rame per inserire le perle, poi siccome sarà doppio utilizzerò l'ago del kit. Le perle le prenderò da questo set che comprende filo in silicone, forbice, ago e appunto componenti in argento tibetano e perle. Questo qui è il codice per trovarlo sul sito, ma poi come sempre nell'info box vi lascerò tutti i vari link utili. Allora, queste sono le perle. L'ago che utilizzerò sarà questo, di questo tipo, eccolo qui. Andrò ad utilizzare queste perle e questi componenti. Quindi adesso sistemo tutto sul tavolo e ci metteremo subito al lavoro. Allora, per iniziare faccio doppio il filo e mi inserisco all'interno di un anellino e poi con tutte e due le estremità vado ad inserirmi qui. Tirando bene. Poi da un capo, come vi dicevo, avrò il filo di rame, quindi alterno 5 perle, questi e questi componenti. In totale utilizzo 15 perle. Poi la lunghezza la deciderete voi. Quindi per prima cosa inserisco allora una perla. Ne inserisco allora due, ecco qui. Adesso prendo l'altro capo del filo, non vi preoccupate se si sfilaccia perché andremo ad inserirlo nell'ago. Con l'ago ci dobbiamo andare ad inserire nelle due perle. Tiriamo bene, mi devo aiutare con la pinza perché ho le mani scivolose dal momento che ho messo la crema. Ecco qui. Quindi dobbiamo partire con il primo nodo. Ci aiutiamo con la pinza in modo che il nodo vada fino in fondo. Tinto un po' il filo, ma non fa niente. È bello anche questo effetto. Allora rifaccio un nodo insieme a voi. Ricordatevi sempre che il nodino deve essere proprio vicino alla perla, quindi in questo modo io faccio così, prendo la perla. Cerchiamo di mantenerci
con la mano sempre giù vicino alla pelle. Poi, come vi ho detto, possiamo aiutarci con questa pinza. Ed ecco il nodino, deve essere vicino alla perla. Proseguo. Comunque, qui dove inserisco l'elemento, che tra l'altro ho cambiato perché il foro dell'altro era troppo piccolo, quindi questi due fili non c'entravano, non faccio i nodini e continuo così. Vedete, ho inserito 5 perle, questo distanziatore, adesso altre 5 perle, il distanziatore, poi altre 5 perle, poi lo chiudiamo. Adesso che ho inserito tutte le perle, mi sono inserita con il filo qui nel moschettone. Porto giù in questo modo e cosa vado a fare? Vado a chiudere in questo modo. Stringendo bene. Una volta chiuso così faccio doppio nodo. Bene, perché deve essere sicura la chiusura, quindi doppio nodo 1 e 2. Ecco. E poi, per essere ulteriormente sicuri, una volta fatto il nodo, prima di tagliare magari il filo, sono tutta tinta, inserisco due goccettine di colla ai nodini, così il nostro lavoro è concluso e poi taglio il filo. Quindi io mi auguro che questa idea vi sia piaciuta, fatemi sapere cosa ne pensate. Io al momento vi saluto ricordandovi il codice sconto che potete utilizzare sul sito Pandao Selected. Ciao a tutti!